problema del marito. Tu sei una serie che si combina qualcosa, dici con il film così te lo faccio rivedere e non fa mai ricordare. Tu mi ripetisci il film, ma lo dai. Sì, sì, ma allora sappiate che il corollario del filmato è molto più importante fargli vedere dei bei tiri che non fargli vedere gli errori. Perché il filmato servirà all'arciere per autoconsolidare la sua autoefficacia. E dire, è di un'importanza che voi non vi immaginate se in modo abbastanza o mensile, io dico che una volta al mese, dovete far vedere all'arciere i suoi tiri. Perché questo considererà molto la sua autostima. E avrà uno stimolo sensoriale importante durante la visualizzazione. Stiamo parlando da medio livello in su, non sotto. Ci sono altre cose prima da sistemare. Quindi è di basilare importanza rivedersi nel tiro. È di basilare importanza che l'istruttore scansioni in modo positivo, senza vedere errori, perché questo è strategico, stiamo facendo un training autogeno differenziale da parte dell'istruttore. Devo, durante la visione del filmato, devo solo fare vedere i punti forti. I punti deboli me li tengo per me e con calma e tranquillità imposterò gli aggiustamenti alla taglia, quello che sa. Ma durante la visualizzazione del è di importanza strategica fargli considerare il proprio tiro in maniera positiva, perché questo gli servirà poi durante la visualizzazione. Ricordatevi che la visualizzazione in gara dura un secondo. Io durante l'incocco della freccia mi scorre questa scarica, quasi una scarica di adrenalina in cui io sono sicuro di farcela. Ma questo va allenato. Questo va allenato ed è una goccia. Ma la forza di goccia è il barile si riempie. E a volte non manca quella goccia e non succede. Quindi è basilare arrivare con questi approcci a questa visualizzazione. Poi sempre più si entra nei dettagli. La visualizzazione, cosa devo percepire? Quali sono le attività propriocettive che succedono? Se è vero come è vero che ho lasciato in automatismo tutto, praticamente tutto in subconscio, no? Quando guido la macchina, guardo dove ho i piedi. Guardo le marce che metto, sono rovinato, no? Boh, vado subito fuori. La stessa cosa va leggere il tiro con l'arco, è uno sport di destrezza, quindi tutto va lasciato in modalità subconscia. Una sola cosa dovrò essere nel conscio, e vedremo cosa, a volte non è solo sempre la stessa, può essere anche cose diverse, in fasi diverse. Lo vediamo oggi pomeriggio, quando parleremo della mia. E quindi andrò sempre più nel dettaglio dei pensieri che si formano durante la mia sequenza, le famose sensazioni, che dovranno essere percepite alla paglia volta per volta, sempre le stesse. L'istruttore dovrà aiutare, comunque far capire che queste cose esistono e che queste cose dovranno eliminare, perché poi è lì che dobbiamo andare a parare, no? Eliminare l'attività di feedback sul tiro e non sulla prestazione. Se io mi concentro e mi alleno con metodo sulla prestazione, sia dal punto di vista fisico che psicologico, abbiamo innestato il circolo virtuoso. No, se no non è innestato. Se no sono rovinato, perché faccio bene alla paglia tutte le cose fisiche, ma quando vado là
non mi sono attivato dal punto di vista psicologico. Dove serve? Dove serve? Allora lo devo preparare. Ed è più ancora, a un certo punto diventa della stessa importanza della tecnica, anche la procedura psicofisica. Spero di essere stato chiaro su questo punto. Quanto è importante l'attività di allenamento psicofisico oltre che a quello tecnico. E poi alla fine, meno male, la tecnica è quella, non è che diciamo, quando siamo in equilibrio dinamico, la freccia va dove miriamo, ragazzi, non ci dubbio su questo. Se rilassiamo le dita in modo, come sappiamo, come dice il libretto, cioè che le dita devono ritornare nella stessa posizione, quando la mano abbiamo imparato a non torcere l'arco, oh, se siamo in equilibrio dinamico la freccia va via. Non è difficile rilassare, non è difficile. E il difficile è tenere sotto controllo le nostre emozioni, le nostre attività psicofisiche, sia fisiche che psichiche. Quello diventa difficile. Oh, non è che ci riescono tutti, eh? Anch'io non ci riesco. Tutti hanno visto la mia prestazione all'indoor contro Esposito. All'ultima volta mi sono cagato sotto, cioè mi sono cagato sotto, no? Non ho fatto le cose che dovevo fare, ho preso 3 frecce nel 7. Bellissime, 3 battute nel 7. Anzi, uno è uno. 3 frecce così, ma tutta a destra. Eppure sapevo cosa stavo facendo. Ho tirato. È sembrato entrare in modo di fretta. Senti, io posso spiegare le cose meglio da fare, ma non posso dire così sarà. Tutto forse quando sono perso, ma perché le hai messo a destra, l'hai detto, sì. Ma l'ho capito, a un certo punto ti viene, e lo so, ho tirato bene, perché ho fatto, cioè, mi ha battuto con dei 28 e io ho vinto con dei 28, cioè si facevano 27-28 a testa, poi all'ultima quella decisiva, ho 5 finali ho perso, Vuol dire che è il mio destino. No, vabbè, ho vinto anche io. Già mi sono tolto la più grande soddisfazione della mia vita, a cui forse tenevo più di tutti, era quella di vincere il titolo da senior. Diciamo che sono a posto. Poi vabbè, gli shoot-off, gli scontri si perdono. Il 16° chi doveva essere? Eri risposto. L'anno prima l'ho battuto, no? In semifinale. È andata così, che dovevo fare. Eppure, vedi, parlando anche del mio problema, è che le volte si innesca, è incredibile, si innesca di chiudere velocemente. Lo stress ti fa, che io lo sapevo cosa stava succedendo, non sono riuscito a gestirlo. Probabilmente perché non c'avevo qualcuno che mi conosceva bene. Ho messo uno lì che a me guarda le frecce, perché in quel momento lì una parola giusta cambia tutto, io sono sicuro, una parola giusta, tac, cambia tutto, perché è capitato. E purtroppo sapevo che il mio stress mi stava facendo fare le cose per chiuderle. Quando uno pensa, ma avrò un po' di culo che vado nel giallo, durante il tiro non funziona. Invece di pensare a cosa uno deve fare. Brava, eh? Ecco l'importanza dell'allenatore. L'allenatore non è solo, come dicono nel tennis, che ti asciuga la racchetta. Nel tiro con l'arco, effettivamente, l'allenatore bravo sa dire poco, ma tutto. Poco al momento giusto. Se c'era qualcuno che mi conosceva bene mi diceva ora prima di tirare rivediti invece di andare là a chiuderla. Ovviamente fatto 3 volte la stessa cosa. Vabbè, però
una volta quando ho vinto il campionato europeo nel 2008 tutti i passaggi delle eliminatorie ho fatto tutti i shoot-on meno la finale, tutti i shoot-off alla terza freccia. Tornando al discorso del primo, non riprese, vedere gli errori e le cose che si fanno bene. Quindi qualche volta mi va bene. Quello che si fa e quello che si dovrebbe fare sono spesso due cose diverse. Nel tuo caso, per esempio, sicuramente eri convinto di fare bene, di fare tutte le cose giuste, ma non le hai fatte. Quindi c'è... Sì, ma è una strada di stress e di ansia. No, è un caso completamente diverso, come un allenamento benissimo pensi così da solo, non mi cazziare per quelle tre frecce, mi è dispiaciuto anche a me. Questo fatto bene, questo fatto bene, quindi hai rifatto bene, hai rifatto lo stesso errore la terza volta, eri convinto di no, ma il problema è lo scontro, che è un lo scontro dopo che ho seguito Eric Esposito contro Marconati. Marconati ha fatto 2.30 o 29, 6-0, 2.30 o 29. Che gli fai? Ma se te guardi uno score qualsiasi di chi ha fatto 4.50 e di chi ha fatto 5.50, 100 punti di differenza, cioè non c'è ragione, c'è 100 punti di differenza, ok? Allora, se te guardi lo score, ci sarà un 28, un 27, un 28 di chi ha fatto 4,50, di sicuro c'è. Cioè. Perché Navolè su 20, un 27, un 28 l'hanno fatto. Vai a vedere la tua, ma un 26 vuoi, non vuoi averlo fatto su 5, con 5,50, ma sì che l'hai fatto. Un 9,98 è scappato. Oh, se quello era la Navolè decisiva? Era quella la Navolè. Certo, più frecce ci sono e meno possibilità ci sono di sbagliare. Per quello che una finale del compatto, per esempio, meno 15 frecce bisogna tirarla, perché sono, non avrebbe senso. No? Ma chiunque a questo punto potrebbe vincere, sarebbe proprio una roulette straordinaria. E la stessa cosa vale per l'Olimpico, perché per l'Olimpico non ha nessuna, fare i 7 con tre frecce è distruttivo. Basta una freccia sola a questo punto. Anche per il pubblico andrebbe meglio tirare una freccia sola. Su uno stesso bersaglio, su tutti shoot off. Ma almeno il pubblico può seguire. Perché tre frecce, una freccia, tre frecce, guarda, c'è pochissima differenza. Cambierebbe totalmente se si tirano quattro frecce per sette. Allora cambierebbe. Ogni freccia che si tira in più è il 50% in più che vada bene a quello più forte. Sulla carta. Passiamo un altro po'. Vediamo se abbiamo finito. Allora, no, volevo parlare. Accettiamo. Ah, accetto. Volevo parlare dei miei pensieri. Cioè, cosa penso io, no? Quindi è un caso di studio, strano che non me l'abbiate chiesto, no? Ma che cosa pensi? Non so, infatti, no? Perché ho detto, cosa, io non posso dirvi che metodo utilizzare, io posso dirvi che metodo utilizzo io, no? Poi va, avete visto, va modulato da persona a persona, in che intimità siete, come lo conoscete, come reagisce, cioè non è semplice entrare nella psiche, no? È molto difficile, è molto, da molti valori aggiunti, ma è molto difficile, non è così banale. Però posso dire cosa faccio io. Allora, in ancoraggio, prima del rilascio, allora, ho fatto tutto, cosa abbiamo visto che fisicamente devo fare, ma perché poi alla fine qual è il problema?
Il problema, ve l'ho detto mille volte, è dall'ancoraggio al rilascio. Allora, quale sequenza di pensieri si prima, visualizzazioni, preparo o no, tutto bene per essere ottimizzato e ottimista. Ma poi, una volta raggiunto l'ancoraggio, che vedremo poi che come perfezionare la mira, devo mettere dei contenuti, no? Perché sennò cado in questo baratro del non saper cosa fare e di mettere lo stress. Ecco dove ho sbagliato durante gli scontri. Non ho messo dei contenuti, cioè mi sono affidato alla sorte. Ma è successo questo. Il mio cervello ha preso il controllo, ha preferito affidarsi alla sorte che non mettere dei contenuti che io sapevo di dover fare. Se qualcuno mi avesse aiutato, forse finiva in maniera diversa. Quindi, cosa, una volta raggiunto l'ancoraggio, controlli, contatti, eccetera, cosa succede? Allora, innanzitutto, la tecnica di tiro prevede, ma non solo la tecnica di tiro, la tecnica di tiro moderna di Olimpico Lopà prevede che una volta raggiunto l'ancoraggio non deve più succedere niente dal punto di vista fisico esterno, ma deve essere tutto uno questo interno, no? Avete mai visto i campioni come escono dal clicker? Sembra che il clicker si scansi, non che succeda qualcosa. Poi andatevi a vedere i filmati anche a rallentatore, ma prima a velocità normale di forti anche nostrani, sono in questa posizione, a un certo punto il clicker scatta, la freccia parte. Ma non ho visto niente. Non ho visto niente. E non devo vedere niente da parte di nessuno, neanche nell'arco nudo. Nell'arco nudo ho raggiunto questo, perfeziono la mira come devo fare. Adesso parleremo dei contenuti, dall'ancoraggio al rilascio e la freccia parte. Ok? Cosa succede, perlomeno a me, dall'ancoraggio al rilascio? Allora, sono in questa posizione, mi si forma nella mente un'espansione. Non avviene fisicamente, ma nella mia mente mi si forma un'espansione. Un'espansione che può essere attivata anche da quello che ho già fatto, dai muscoli dorsali, quindi dall'allineamento, dai muscoli dorsali. I muscoli dorsali sono in allineamento. Mi immagino questa espansione che fisicamente sarebbe questa, ma me la immagino un'espansione sul piano verticale, quindi in avanti e indietro. Mira, virgolettata, vedremo come sarà molto subconscia questa mira, come sarà attivata, lo vediamo poi tutti insieme. Mi si forma un attimo prima del rilascio, mi si forma nella mente il perfetto follow through, mi si forma prima che avvenga. Quindi, espansione, perfetto follow through, rilascio. Questo è il contenuto che io metto tutte le volte che mi avvengo. Alla paglia, per chi comincia, alle lunghe distanze, per chi è già bravo. Solo su questi elementi, freccia su freccia, giorno su giorno, freccia su freccia. Almeno 36 frecce. Tutto qua, qualcosa da chiedere? Il momento dell'ancoraggio è il momento più delicato, perché hai quel lasso di tempo dove devi lasciare. C'è un momento velocissimo di verifica di aver fatto tutto bene fino a quel momento, altrimenti decide di non tirare. È un momento topico quello. Sì, diciamo che nell'arco nudo è molto difficile.
da fare questo. Lo puoi fare con l'arco olimpico, perché stai, devi ancora uscire dal kicker, quindi ancora c'è proprio un contenuto fisico che l'arco nudo non ha. Il kicker è la cosa più importante che esista in tutti i nostri arco, cioè veramente un qualcosa di fisico che ti fa fare, che ti dà il tempo durante il quale puoi mettere questi contenuti. Poi come si esce dal clicker è questione solo di tecnica, quindi la tecnica te lo farà poi fare, la tecnica appropriata, guardandolo prima, non guardandolo prima, provando, memoria muscolare, mettiamoci tutto quello che dovreste anche sapere senza problemi, però è un altro, stiamo parlando di un'altra cosa. Nell'arco nudo è molto difficile, io devo più guardare il tiro nella sua globalità, cioè già quando alzo l'arco c'è qualcosa che non va, perché una volta io ho raggiunto l'equilibrio dinamico, io sono già a posto, non devo più fare niente. Quando io devo scendere solamente se mi accorgo che una volta raggiunto l'ancoraggio non sono in equilibrio e devo avere questa sensibilità. Dopodiché ho innescato la routine di tiro e finita, non devo più scendere perché è una routine subconscia che non so, magari mi passa qualcuno davanti, cioè deve rompersi qualcosa di grosso affinché io scenda, non devo più fare controlli perché tutto ormai interiorizzato. Io la corda la guardo qua, perché la corda la guardo qua? La guardo qua perché definiamo, che ne sono? Sì, 12:40. Oh. Perché? Voi sapete come si spara col fucile? Spara col fucile. Cioè, avete visto il film? Sentite anche il letto. Ma il fucile, giusto appunto, è un'arma precisa perché ha due punti di mira, no? Ha due punti di mira. Ce n'ha uno, c'è il mirino, si chiama mirino, sulla bocca di fuoco, e c'ha la diotra. Tre comelle. Non proprio come il compound, ma perlomeno. Perché questo? Perché la geometria ci dice che tra due punti passa un'unica retta. Quindi se io ho due punti, il mio occhio guarda due punti e quella retta la mettiamo sul bersaglio, beh, siamo sicuri che la pallottola andrà. O nell'immediata vicinanza, se è proprio non molto. Ma con l'arco nudo, o con l'arco olimpico, quello che vogliamo, abbiamo un unico punto di mira. La punta della freccia, no? Normalmente usiamo la punta della freccia, anzi, io consiglio di usare solamente la punta della freccia, sempre, solo la punta della freccia. È un unico punto di vista, è sempre la geometria, ahimè, ci dice che da un unico punto passano infinite rette. Quindi, arca, comincia a diventare difficile. Qual è? L'allineamento ce l'abbiamo comunque. Eh? L'allineamento ce l'abbiamo comunque. E qual è sarebbe questo allineamento? No, è il tuo occhio che aiuta un po', è il tuo occhio, perché è l'occhio che traguarderà la punta della freccia. Però siamo sicuri che l'occhio, una volta raggiunto l'ancoraggio, andrà sempre nello stesso identico punto, perché nel fucile siamo sicuri che il primo punto è saldato, la diotra è inchiodata, e quindi siamo sicuri che tra quei due punti passa un'unica retta che va al bersaglio. Ma nel caso dell'occhio siamo sicuri, perché io vedo della gente, perché dico questo, vedo della gente che fa... e poi tira. Questo, per carità, può essere una strategia? Non lo so, perché siamo sicuri che poi l'occhio andrà tutte le volte nella stessa identica posizione di tiro, perché la punta è sempre uguale, non si muove da lì. Ma la testa, che è la mia seconda diotra, dove io devo far collimare la retta a cui andrà al bersaglio, dovrò utilizzare una strategia tale che alla fine l'occhio, e cioè tutta la testa, andrà sempre nella stessa posizione. L'arco olimpico è facilitato, no? L'arco olimpico cosa fa? Ebbene qua sotto
e quindi traguarderà la corda, imparando, a lato della diotra tutte le volte, e quindi questo accorgimento lo può fare addirittura in ancoraggio mentre uscita in clicca. Quindi è sicuro che la testa sarà sempre nella stessa posizione, perché durante l'uscita del click io sono ben sotto e posso traguardare bene la corda. Chiudo un attimo l'occhio, esco dal click e perché sono molto sotto, ma con l'arco nudo non riesco a farlo. Che ne so, magari la corda la vedo qua. E siccome, e qua andiamo al sodo, e siccome non ho il click, non ho un contenuto fisico strategico che mi scandisce i tempi dall'ancoraggio al rilascio, io non posso fare controlli una volta arrivato in ancoraggio. Sono fottuto se faccio controlli. Sono fottuto. Sono pochissimi al mondo che si possono permettere di fare dei controlli consci una volta raggiunto l'ancoraggio. Perché? Perché perdo tutte quelle azioni psicofisiche che fanno sì di avere un tiro perfetto, preciso, che sono quelli importanti, sono quei contenuti che io metto dall'ancoraggio al rilascio. Se io metto contenuti consci come un controllo, perdo gli allineamenti, le catene cinetiche di allineamento muscolare che sono di una talmente importanti che fanno sì che la rosata sia stretta freccia dopo freccia. E così, catene cinetiche. Purtroppo nell'arco nudo l'utilizzo delle catene cinetiche che mi fanno sì che i muscoli del braccio di qua, i dorsali di là, la sistemazione dei muscoli agonisti dorsali, perché poi alla paglia, se io sono un bravo istruttore, devo far sì e fare attenzione, palpando, facendo attenzione, che gli agonisti dorsali si siano disattivati, no, se no è come bicipite e tricipite, non faccio né l'uno né l'altro. Io devo attivare solamente i muscoli, è molto difficile perché nella schiena, siccome nella schiena non adopero muscoli se non quello per sorreggere il mio corpo e manipolare con le braccia durante la mia attività normale, è molto difficile discernere tra agonisti e antagonisti, ma vi assicuro che nei muscoli dorsali ci sono agonisti e antagonisti, ci sono agonisti del trapezio e agonisti del romboide. E come faccio io a utilizzare trapezio e romboide per aumentare la mia percezione di allineamento quando ci sono in atto attività muscolari agoniste come tricipite e bicipite? È difficile. Perché la frangeli, insomma. C'è una grande la frangeli. Però nessuno l'ha copiato, quindi funziona solo lui. È meglio stare sullo standard. Ci aveva provato Luca Melotti. No, ma in effetti alla fine no, per il fatto che tiro la testa all'indietro per far passare bene la spalla dietro, su un'attività che può far comodo, poi magari può avvenire anche senza. Ultimo, se non c'è più domande, parlo ancora di una cosa che me la sono dimenticata. Avete capito tutto, tanto poi ve lo rivedete. Sta ancora funzionando? Sì. Allora, parliamo di un'ultima cosa. Impugnatura. Allora, sempre di più, c'è dei mancini qua? Ecco. Sata. Se le fate male, se le scaramucce. Quindi i tratti neri. No. Secondo me, io sono di quella fascia di ideologia in cui la destrezza si può cambiare. Che c'è due scuole di pensiero, no? O cambiare gli strumenti, quindi i mancini, la destrezza del mancinismo è meglio mantenerla. Io invece sono più nella strada che, specialmente per l'arco, è più facilmente cambiare, a meno che proprio non si abbia un occhio dominante straordinariamente sinistro. Allora, se l'occhio dominante è proprio
Ma io sono detto.